Ciao a tutti, sono Rosso Germano, titolare della Novatec Servizi Tecnologici. Ci occupiamo di assistenza e manutenzione sugli impianti di riscaldamento e climatizzazione su tutto il territorio regionale, principalmente nella provincia di Pescara. La nostra storia nasce nel 2008, ormai 15 anni fa, e con il passare del tempo ci siamo evoluti, siamo cresciuti come azienda, come staff, come servizi offerti sul territorio. Ci occupiamo principalmente di assistenza sugli impianti di climatizzazione e riscaldamento per tanti marchi del settore, sia per la parte di climatizzatori, quindi Mitsubishi Electric, Panasonic e altri marchi importanti, e anche nella parte riscaldamento. Offriamo servizi di reperibilità in pronto intervento per in caso di guasti, manutenzioni programmate sugli impianti di climatizzazione aziendali e per i privati. Principalmente lavoriamo con le aziende, ma essendo le aziende fatte di persone, offriamo il servizio anche ai privati. I punti di forza della nostra azienda sono sicuramente la velocità di intervento, la risolutezza e la trasparenza. Cerchiamo sempre di avere un contatto il più possibile chiaro con il cliente fin dal primo contatto, per poi fidelizzare il cliente negli anni, appunto, con servizi di manutenzione preventiva o quando c'è necessità di riparazioni a causa di guasti dell'impianto. Inoltre offriamo anche il servizio di consulenza sulla parte dei consumi per ottimizzare i consumi, che in questo periodo è sempre un argomento molto sensibile visto i rincari, e quindi valutare sostituzioni e efficientamenti degli impianti per risparmiare energia elettrica o gas. Le principali novità che riguardano il nostro settore, soprattutto negli ultimi anni con i vari incentivi che ci sono stati a livello di edilizio, sono sicuramente il sopravvento delle pompe di calore, quindi degli impianti di riscaldamento piuttosto elettrici, in sostituzione di quelle che sono le classiche caldaie che si sono utilizzate negli ultimi 30 anni. Quindi i nostri tecnici si sono dovuti appunto specializzare ulteriormente su questi tipi di prodotti per offrire un servizio puntuale, preciso e risolutivo al cliente, perché non c'è solo più la caldaia a gas, ma molto spesso la caldaia viene o sostituita o affiancata dagli impianti di climatizzazione che fanno produzione di acqua calda e riscaldamento. Un altro servizio innovativo che avevamo già da tempo, molto prima, diciamo, del Covid, poi con il Covid si è sensibilizzato ancora di più la clientela, e il servizio di sanificazione degli impianti. Quindi, oltre alla semplice manutenzione delle unità interne di climatizzazione, noi avevamo già da tempo un macchinario che, con l'utilizzo del vapore, quindi non solo di prodotti chimici, ma anche con l'azione dell'acqua e del vapore ad alta temperatura, va a sanificare le unità interne degli impianti di climatizzazione. In più, in aggiunta a questo servizio, abbiamo dato un ulteriore plus al cliente, quindi la possibilità di controllare l'impianto prima e dopo la sanificazione per vedere il livello di pulizia che abbiamo raggiunto, e qualora il servizio, la pulizia, non fosse stata efficace, ripetiamo il servizio gratuitamente fino ad arrivare al risultato. È molto importante, perché lavorando 8 ore al giorno dentro gli uffici, soprattutto, trascorriamo molto tempo in questi ambienti, e la qualità dell'aria che respiriamo è quindi fondamentale. Di conseguenza, tenere sempre puliti gli impianti evita di respirare polvere, batteri, e quindi ridurre anche il rischio di raffreddori o malessere all'interno dei luoghi di lavoro. Io sono Manuela Rosa, sono socia nella Novatec Servizi Tecnologici. Al momento siamo 10 persone, quindi 10 risorse da gestire. Perché dico da gestire? Perché per noi è importantissimo, è una priorità fare questo. È una priorità il benessere dei nostri collaboratori e anche il buon ambiente e il lavoro, perché comunque passiamo buona parte della nostra giornata in azienda, e quindi dobbiamo anche stare bene, soprattutto stare bene e trovarci bene con i colleghi. E quindi, siccome siamo cresciuti molto velocemente, cioè nel 2015 eravamo 3, è stato molto importante dedicarci alla crescita e alla formazione del team. Quindi noi siamo spesso impegnati in corsi di formazione, sia tecnici
sia di crescita personale, di comunicazione. Siamo un'azienda sempre in selezione, perché facciamo continuamente selezione, magari anche quando non c'è una posizione da riempire, per selezionare i migliori collaboratori, i migliori talenti. Per noi è molto importante anche coinvolgere le famiglie dei nostri collaboratori. Per questo motivo facciamo ogni anno la giornata delle famiglie e ci riuniamo insieme con una scusa o un tema sportivo, per esempio. Quindi quest'anno siamo andati con le canoe sul Tirino e poi un grande pranzo insieme, la piscina, quindi anche il divertimento, perché le famiglie supportano tutti gli sforzi dei nostri collaboratori. Noi siamo cresciuti grazie al territorio e perciò da qualche anno abbiamo deciso di restituire quanto ricevuto sostenendo attività sportive come l'Associazione Ciclistica Noce, l'Associazione Motociclistica Flash Motor e una squadra di pallavolo Villa del Fuoco. E in più da quest'anno un progetto di inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi autistici tramite l'Associazione I Bambini delle Fate. La consulenza di un professionista è molto indicata in un ambito tecnico, qualunque esso sia, perché molte volte il cliente finale, non essendo nel settore, si sofferma sulla parte estetica, piuttosto che non va a approfondire determinati argomenti quali l'efficienza energetica, se la macchina che ha scelto è della potenza giusta per il locale a cui vuole dedicare quel tipo di unità. Quindi affidarsi a un esperto del settore permette di smarcare tutta una serie di problematiche nascoste che poi possono venire fuori successivamente. Ci troviamo a Pescara con la nostra sede unica in via Silvio Spaventa 6/1. All'interno del nostro showroom, a differenza degli altri negozi, è possibile trovare degli impianti di climatizzazione di tipologie diverse e funzionanti, quindi invece di vedere solo la parte estetica è possibile vedere diverse tipologie di macchine che si possono utilizzare all'interno degli uffici, ma soprattutto testarle e vederle in funzione, quindi capire il flusso dell'aria, l'efficienza della macchina, oltre al discorso estetico.